esatto, Cerco 500, come potete vedere, tra l'altro è il primo che vedo e l'ho beccato proprio qua in Spagna, versus il mio KTM che ormai conoscete benissimo. Costano più o meno simili, parliamo di 11.500 euro versus questa che ne costa 11.200 senza omologazione, però vabbè. Questa qua è una cosa che mi colpisce, che esce già con la Krapovic di serie, non so come abbiano fatto omologarla. Vabbè, col DB Killer però non si può vedere. Vediamo un po', non so cosa aspettarmi, quindi tutto così. Andiamo bene, proprio bene. Beh, è Cicco, ragazzi, ha paura, è lo sparo, peccato, però lo fa il putto, è il putto, quindi sei tu il mio sfidante, eh? Ovviamente, ragazzi, è una cosa, un'amicizia, un confronto per vedere se va tanto questa moto, però proviamo. Allora il putto è carico, il putto è già pronto, la Caia mi chiama nel putto, chi lo sa? Eccolo lì, ecco, avete capito già il nome, un programma, niente. Andiamo bene il mezzo qua. Ma vanno uguali! Vanno uguali! Ci sono restato perché... Allora, questo è un 4,5, quello è un 500, però comunque va. Proviamo in seconda. 3, 2, 1, via! Pazzesco! Cioè, ci sono restato, ragazzi, non me l'aspettavo da uno Cerco, eh! Fortunatamente non le ho prese. Però comunque. Dai, facciamo scambio! Facciamo un cambio? Dale! Cambio elettronico? No, no! Adesso voglio provarlo io questa, ragazzi! Peso 90 kg, ma non sta giù, cazzo. Non voglio immaginare con uno di 60 kg cosa fa questa moto. Non è male. Proviamo, dai, facciamo due curve. Allunga un sacco, a 6 marce che allungano veramente da fare schifo. Vado! Allora, Massimo che viene su in terza, ma perché ha le marce lunghissime.
Bella, bella, ragazzi. Dale, hermanito! Ragazzi, assurda la potenza di questa moto, cioè secondo me in Italia è molto sottovalutata e devo ricredermi perché va veramente forte, quasi equiparata al KTM. Ecco, la differenza è che lo Sherco monta una corona molto più piccola, quindi allunga tantissimo e anche a fare le partenze è avvantaggiata perché secondo me il KTM tende molto a impennarsi, questa invece fa metri subito, è assurdo. Però comunque di cavalleria ce n'è, sono restato molto sorpreso. Tra l'altro la cosa che mi piace è che esce originale con la Krapovic, quindi tanta roba, ecco, avete già lo scarico, avete già sistema frenante buono, un bel Brembo con la pompa radiale, tra l'altro è assurda, quindi ecco, molto consigliata. Ci tengo a precisare, è un video molto improvvisato, però secondo me ad alcuni di voi può interessare. Ecco, se così fosse sfondate quel tasto like per contenuti sempre più fuego. Adios.